Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Magnea, sono un docente di fisica teorica presso l'Università di Torino e nell'incontro di oggi parleremo di fisica delle particelle elementari. E passo subito a condividere lo schermo per farvi vedere le cose che ho preparato. Passiamo a schermo pieno. Allora, questa è la terza, credo, lezione, incontro, di questi incontri organizzati dall'Accademia delle Scienze di Torino, che ringrazio per l'ospitalità. La serie degli incontri, spero abbiate visto anche gli altri, si chiama Lungo le frontiere della fisica. E oggi la frontiera che andiamo a esplorare è quella della fisica delle particelle, di cui vi racconterò un po' il presente, poi molto molto sommariamente. Vi racconterò quali sono le future prospettive. Quindi parleremo brevemente, del modello standard delle particelle elementari e poi, siccome io sono un fisico teorico e non un fisico sperimentale, volevo darvi un'idea un pochino di quali sono gli strumenti che utilizziamo per fare questo tipo di calcoli e quindi vi farò vedere i cosiddetti diagrammi di Feynman. Poi vedremo un filmino su cui non vi faccio anticipazioni, anche se diciamo, si tratta in fondo di un cartone animato, che però rappresenta in modo realistico una collisione tra particelle, e poi parleremo un pochettino degli acceleratori di particelle, quelli che stanno funzionando adesso e quelli che forse saranno costruiti nei prossimi decenni. Allora, il modello standard delle particelle elementari, questa figura che vedete qui è una collisione tra particelle, è un'immagine realistica, anche se naturalmente non è una fotografia, è un'immagine ottenuta da un computer, ma rappresenta molto concretamente una particolare collisione tra particelle che è avvenuta in un rivelatore di questo grande acceleratore di cui parleremo più avanti, l'LHC che sta al CERN. Allora, cerchiamo un po' di ricordarci come è strutturata la materia. Allora, questa è una figura che dal punto di vista quantitativo è bruttissima, non rappresenta correttamente i rapporti tra gli ordini di grandezza delle cose, quindi prendiamo semplicemente come un promemoria. Sappiamo che la materia è fatta di atomi e molecole. Gli atomi hanno un nucleo che è enormemente piccolo, molto molto più piccolo di quello che risulta qui nella figura, circondato da elettroni che orbitano attorno a questo nucleo, che è carico positivamente. Ma il nucleo non è un punto, non è una cosa elementare, il nucleo è fatto di particelle più piccole che sono i protoni e i neutroni che sono densamente impacchettati, come vedete qui in questa rappresentazione, insomma, a questo livello della lente di ingrandimento. E diciamo recentemente, negli anni 60 del secolo scorso, abbiamo imparato che anche i protoni e i neutroni non sono quelli che chiamiamo particelle elementari, ma dentro i protoni e i neutroni ci sono queste particelle che chiamiamo quark e che possono essere di diverse specie. Per esempio, in un protone ci sono due quark di tipo up, da cui la lettera U, e un quark di tipo down, di cui la lettera, per cui scriviamo la lettera D. Il quark e l'elettrone, i loro fratelli e sorelle che vedremo tra poco, sono quelle che a tutt'oggi ci sembrano essere i costituenti fondamentali della materia, quelli che chiamiamo appunto particelle elementari. E possiamo darne un elenco completo. Vedete, questa è una figura che è ragionevolmente complicata, ma neanche troppo. Alla fine ci sono, diciamo, 16 o 17 cose scritte dentro, e questa figura potete vederla in diversi modi di organizzazione. Un primo modo di organizzarla è per colore. Allora, vedete che qua sotto, nelle scatoline verdi, ci sono le particelle che chiamiamo leptoni. Queste sono, ripeto, particelle elementari, per quanto ne sappiamo, il più rappresentativo di questi, quello con cui abbiamo maggiore familiarità, è l'elettrone. Qua sopra, in violetto, ci sono i quark, vedete, ci sono sei tipi di quark, così come alla fine ci sono sei tipi di leptoni, e i quark sono quelli, in particolare il quark up e il quark down, che ci sono dentro i nucleoni, dentro il protone e il neutrone. In rosso ci sono le particelle che trasmettono forze, è la più familiare naturalmente il fotone, e poi qua in giallo da solo, questa particella un po' speciale, l'ultima scoperta in ordine di tempo, che chiamiamo il bosone di Higgs,
e che è quello che, diciamo, contribuisce a dare massa a tutte quante le altre. Allora, questo è un modo per descriverlo basandoci così su questo codice di colore, però c'è un altro modo di guardare questa figura ed è di guardarla per colonne. Allora, se la guardiamo per colonne, la prima cosa importante da notare è che in realtà la materia ordinaria con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, gli atomi, le cose che ci circondano, il nostro corpo, è fatta tutta, no, quasi tutta, con estremamente buona approssimazione, soltanto delle cose che ci sono qua nella prima colonna, i quark up, i quark down, che formano i protoni e i neutroni, gli elettroni, che poi orbitando costituiscono gli atomi. E poi ci sono i neutrini, che sono particelle con cui abbiamo meno familiarità perché interagiscono pochissimo, ma il neutrino dell'elettrone, vedete questa piccola E, vuol dire che questo è un neutrino che è imparentato in qualche modo con l'elettrone, sono importantissimi perché fanno, diciamo, giocano un ruolo importante nelle reazioni che tengono acceso il Sole. E quindi questa prima colonna è la colonna della materia ordinaria, quella con cui siamo abituati a interagire. Allora, che dire delle altre due colonne? Perché poi la terza, la colonna rossa, abbiamo detto che sono particelle che trasmettono forza. Allora, le altre due colonne qui sono, come dire, delle copie della prima colonna, nel senso che le particelle che ci sono nella seconda e nella terza colonna hanno le stesse caratteristiche, quelle che chiamiamo gli stessi numeri quantici delle particelle della prima colonna, ma sono molto più pesanti. E riusciamo a produrle soltanto negli acceleratori di alta energia, e probabilmente nell'universo ci sono, nei raggi cosmici, giocano un ruolo a livello quantistico, ma diciamo non giocano un ruolo nella fisica, come dire, di tutti i giorni. Allora, questo è un primo grosso enigma della fisica delle particelle, se volete, una cosa di cui non sappiamo la risposta, ed è perché ci sono queste due extra coppie, anche se per alcuni aspetti sappiamo che giocano un ruolo importante. Una domanda, per esempio, potrebbe essere: ma ci sono soltanto tre, come le chiamiamo, famiglie o generazioni, oppure ce ne sono anche di più? E infatti, la prima particella che fu scoperta di queste altre due colonne fu il muone, che fu scoperto nei raggi cosmici nel 1936. E quando fu scoperto, si narra, insomma, che Isaac Rabi, questo signore, un fisico che poi prese il premio Nobel, lo scopritore della risonanza magnetica nucleare, che adesso utilizziamo per importanti scopi diagnostici. Insomma, il suo commento quando fu scoperto il muone fu: ma questo chi l'ha ordinato? Non se ne sentiva il bisogno. Allora le particelle elementari note erano quelle che venivano allora considerate elementari, erano l'elettrone, il protone e il neutrone. E non si vedeva perché ci doveva essere altra roba. Rabi fece questo commento, ma poi quello che accadde è che in realtà questa fu la prima di una serie di scoperte. L'ultima di queste scoperte è stata quella del bosone di Higgs. Questo è Peter Higgs, e vedete, io non credo che abbia veramente detto questa cosa, però avrebbe potuto dirla. Cioè, quando il bosone fu scoperto nel 2012, avrebbe potuto dire: era ora. Perché lui ipotizzò insieme ad altri l'esistenza di questa particella nei primi anni 60 e ci è voluto quasi mezzo secolo perché venisse effettivamente scoperto. Allora, vedete che in questo riquadro ci sono dei piccoli numeri, insomma, che sono le caratteristiche di queste particelle. E allora adesso facciamo una rapidissima carrellata per fare questa caratterizzazione, cioè di queste particelle elementari, che cosa effettivamente sappiamo. Allora, un primo numero importante per caratterizzare appunto ciascuna di queste particelle è la massa. Allora, qui non voglio adesso, non abbiamo tanto tempo, quindi non voglio darvi numeri, potrete poi guardarvi queste diapositive con calma. Però, quando parliamo di masse delle particelle del modello standard, c'è un secondo grande enigma, c'è cioè una cosa di cui non sappiamo la spiegazione. Il primo enigma era l'esistenza di tre famiglie di particelle che in qualche maniera si ripetono e che, per quanto ne sappiamo, sono tutte elementari, non sappiamo se le famiglie siano solo tre o di più. E il secondo enigma è che le masse di queste particelle differiscono le une dalle altre in maniera impressionante.
Sappiamo, le particelle più leggere, sappiamo, sono i neutrini. Ci sono alcune particelle come i fotoni che hanno massa zero, ma tra quelle che hanno massa ci sono i neutrini. Sappiamo che la massa dei neutrini non è zero, ma è molto, molto, molto piccola, pari a dell'ordine di un milionesimo o meno della massa dell'elettrone. E invece se guardiamo i quark, ci sono alcuni che hanno masse dell'ordine della massa dell'elettrone o poco più, ma i quark più pesanti, in particolare il quark top, ma anche il bosone di Higgs, hanno delle masse che sono centinaia di migliaia di volte più grandi. E quindi se uno parte dalla particella più leggera a quella più pesante, la differenza tra queste due masse è un numero enorme, un numero dell'ordine di 100 miliardi. E non ci è chiaro, non sappiamo che cosa sia che produce questa gerarchia, questa è la seconda delle grandi domande alle quali non siamo ancora in grado di rispondere. Poi la seconda cosa che le particelle hanno è la carica, e vedete dalla figura abbiamo familiarità con il concetto di carica elettrica. Però in realtà le particelle elementari hanno diversi tipi di cariche perché ci sono diversi tipi di interazioni. Quelle che erano trasportate da quelle particelle nella colonna rossa. La carica elettrica, con cui abbiamo familiarità, ce l'hanno quelle particelle che si comunicano tra di loro per mezzo di fotoni. In realtà tutte le particelle del modello standard, tranne i neutrini, i fotoni stessi, i gluoni e il bosone di Higgs, hanno una carica elettrica. Però ci sono altre due interazioni, ci sono le interazioni deboli, che sono quelle che sono trasmesse da questi bosoni molto pesanti, che si chiamano W e Z, che furono scoperti, tra gli altri, dal fisico italiano Carlo Rubbia. E quindi a questa interazione è associato un altro tipo di carica, e anche alle interazioni forti, che sono trasmesse da queste particelle che si chiamano gluoni, è associato un altro tipo di carica. Non abbiamo familiarità con queste cariche perché i fotoni possono muoversi nello spazio su grandi distanze e quindi ci servono a trasmettere informazione tra noi e gli altri, tra noi e le stelle. Mentre invece le interazioni deboli e le interazioni forti si verificano soltanto a distanze cortissime e quindi diciamo, queste particelle che le trasmettono, i bosoni W e Z e i gluoni, non le vediamo. Le vediamo soltanto con gli esperimenti che facciamo agli acceleratori. Tutte le particelle hanno interazioni gravitazionali, ma queste nel mondo della fisica delle particelle le possiamo tranquillamente trascurare perché sono enormemente più deboli di tutte le altre. E infine, l'ultima caratteristica che è importantissima delle particelle è il loro spin. E questa è una cosa molto curiosa perché diciamo, abbiamo detto che sono elementari, quindi le immaginiamo in qualche maniera come puntiformi. Tuttavia, si comportano in un certo senso, si può fare un'analogia, si comportano come se fossero delle trottole, come se girassero su se stesse e ci fosse quello che si chiama il momento angolare, una certa quantità di momento angolare assegnato a ciascuna particella. Tuttavia non è come un momento angolare classico, le trottole possono girare a qualunque velocità e invece nel caso delle particelle elementari la meccanica quantistica ci dice che questo momento angolare è quantizzato, cioè può assumere soltanto dei valori che sono multipli o interi o semi-interi di una quantità fondamentale che vedete, questa qui è data dalla costante di Planck e questo numerello davanti, S minuscolo, può essere uguale soltanto a 0, 1 mezzo, 1, eccetera. Allora, questa è solo un'analogia, non dovrebbe essere spinta più in là di una rappresentazione che cerchiamo di farci delle cose, ma in realtà la differenza dovuta allo spin è una differenza estremamente drastica e in particolare ci sono due famiglie di particelle che non hanno un equivalente classico, diciamo, questa è una cosa che è completamente dovuta alla meccanica quantistica. Le particelle per cui questo numeretto è intero, 0, 1, 2, hanno anche un nome, si chiamano bosoni, e le particelle per cui questo numeretto è semi-intero, un mezzo, tre mezzi, eccetera, che si chiamano fermioni. Allora, diciamo qualche cosa su questo argomento, perché appunto è una cosa estremamente importante, una differenza estremamente drastica. Questo è il fisico indiano Satyendra Bose. I bosoni, vi ricordo, allora, sono quelli che hanno spin intero, per esempio il bosone di Higgs ha spin 0, il fotone è un bosone a spin 1. E hanno questa caratteristica che
Preferenzialmente, se avete un insieme di tanti bosoni, si dispongono tutti nello stesso stato. C'è un vantaggio energetico ad avere tanti bosoni che sono esattamente, hanno esattamente la stessa energia, la stessa orientazione dello spin, eccetera. E questo, per esempio, è il principio fondativo del laser. Il laser è una forma di luce in cui tutti i fotoni, che sono bosoni, stanno facendo esattamente la stessa cosa, stanno muovendosi, hanno tutti la stessa frequenza, hanno tutti la stessa polarizzazione, come la chiamiamo, e questo succede, si fa perché sono bosoni. Invece i fermioni, il loro nome deriva dal fisico italiano che ben conoscete, Enrico Fermi, hanno spin semi-intero, l'elettrone per esempio è un fermione, e sono l'esatto opposto, cioè se voi cercate di prendere due fermioni e metterli vicini in modo che abbiano gli stessi numeri quantici, cioè la stessa energia, la stessa orientazione dello spin, è impossibile, la probabilità che questo succeda è zero. E questa è anche una, questo si chiama, diciamo, nella sua forma più vecchia, il principio di esclusione di Pauli, ed è una proprietà importantissima perché è alla fondazione, diciamo, della struttura degli atomi, della chimica, della tavola periodica di Mendeleev. Allora, questo ho voluto dirvelo perché è importante dal punto di vista mnemonico, forse se volete possiamo fare un pochettino una battuta, no? Se voi volete fare danno con dei bosoni, per esempio quando costruite un laser, vedete i bosoni fanno danno tutti insieme, facendo tutti quanti la stessa cosa, come dei soldati ben allineati, tutti armati, tutti uguali, tutti nella stessa maniera. Questo è i bosoni. I fermioni, se volete fare danno con dei fermioni, i fermioni sono individualisti, quindi se volete pensare a un fermione, forse conviene pensare a uno. Allora, basta con le battute, e parliamo di un personaggio adesso, Richard Feynman, che vedete qui, anche lui era un fisico teorico, ma era anche abbastanza simpatico, suonava i bonghi. Richard Feynman è un personaggio molto interessante, uno dei, certamente dei fisici più grandi del XX secolo, una personalità straordinaria, un grande insegnante, un abile percussionista, come avete visto nella slide precedente, anche uno scassinatore a tempo perso, scopritelo leggendo le sue divertenti biografie. Ma non soltanto questo, prese il premio Nobel per la fisica nel 1965, tra l'altro quando era ancora poco più che un ragazzino, aveva credo 21-22 anni, fu chiamato a far parte del progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, perché sebbene fosse così giovane la gente aveva già capito che si trattava di una persona straordinaria. Allora, il Nobel gli fu dato perché fu tra gli sviluppatori della prima teoria di campo quantistica, l'elettrodinamica, la teoria dei campi elettromagnetici e di come interagiscono con la materia. Nella sua versione quantistica la chiamiamo QED, Quantum Electrodynamics. Ma diciamo, forse il suo contributo più significativo, che ancora oggi mette il suo nome sulla nostra bocca quasi tutti i giorni quando pratichiamo questa disciplina, è il fatto che Feynman inventò un metodo grafico, estremamente intuitivo, estremamente facile da applicare in un certo senso, per calcolare la probabilità degli eventi che si verificano a livello delle particelle elementari. Un metodo grafico quindi fatto da disegni, è un metodo che si applica in maniera universale tutte le volte che le interazioni, diciamo, non sono troppo forti e quindi possiamo fare calcoli di precisione crescente introducendo poco per volta interazioni più complicate. Allora, questo metodo grafico è così intuitivo che ho pensato, insomma, di provare a raccontarvelo rapidamente. Questo è un diagramma di Feynman, e vedete che ogni tipo di particella è rappresentato da delle righe che sono diverse tra di loro, e adesso vediamo un po' come vanno. Allora, un modo di leggere un diagramma di Feynman è immaginare che il tempo scorra da sinistra a destra, e invece nella direzione verticale ci sia la separazione spaziale. Quindi vedete questa freccia blu, questa linea blu rappresenta un elettrone, per esempio, questa altra linea blu con la freccia all'indietro, ci arriviamo tra un secondo, rappresenta un positrone. E vedete che quando guardate a questo istante del tempo sono lontani, ma poi mentre passa il tempo diventano sempre più vicini fino a quando non vanno a sbattere. Quando vanno a sbattere, siccome sono uno l'antiparticella dell'altro, si autodistruggono, producono energia, questa energia è rappresentata da questa ondina che è un fotone, e poi il fotone, questa energia, la materializza di nuovo in un'altra coppia di particelle. Quindi a ogni
tipo di linea corrisponde a un tipo di particella, e c'è questa faccenda delle frecce, vedete che, vi ho detto, il tempo va verso destra, ma qui ci sono delle frecce che vanno verso sinistra, e questo è un pochino un trucco, è un modo per rappresentare le antiparticelle, le rappresenta come se fossero delle particelle che vanno indietro nel tempo, e questo è, diciamo, solo un trucco matematico che funziona. Allora, naturalmente, se fosse solo un disegnino non ci sarebbe niente da... con cui niente, non si potrebbe fare molto, insomma, con questo disegnino, però dietro questo disegnino c'è anche una matematica, per cui, per esempio, a ogni particella esterna associamo dei numeri che rappresentano quanta energia ha, qual è la velocità, qual è lo spin, qual è la massa, eccetera. A ogni vertice mettiamo un altro numero che si chiama la costante di accoppiamento, che rappresenta la forza dell'interazione. Per esempio, qui, se questi sono elettroni e positroni, qui metteremo la carica dell'elettrone. E poi ci sono le linee interne. Queste linee interne sono un po' speciali perché sono linee lungo le quali l'energia non è conservata, e questo non sarebbe classicamente possibile, però in meccanica quantistica è possibile per tempi brevissimi, quindi queste particelle che sono nelle linee interne non possono sopravvivere tantissimo, e associamo a queste particelle un numeretto, per esempio una funzione di questo tipo, che rappresenta la loro probabilità di sopravvivenza, in un certo senso. Questi sono i diagrammi e, naturalmente, una volta che avete costruito queste espressioni matematiche, potete metterle dentro un computer e fare la vostra previsione per la probabilità che succeda una certa cosa. Allora uno dice, vabbè, allora facile, problema risolto, no? Allora, in realtà non è così facile perché, naturalmente, quando richiedete calcoli di grande precisione, a questi calcoli contribuiscono un numero immenso di diagrammi di Feynman, e questo è un esempio, calcolarli anche dal punto di vista matematico è estremamente, estremamente complicato. Però, diciamo, dal punto di vista dell'intuizione, anche della procedura, in un certo senso, grazie a Feynman, sappiamo come fare. Allora, adesso vi faccio vedere rapidamente un processo un po' complicato, ma realistico, significativo e importante, perché poi lo vediamo. Allora, vedete, questo è un diagramma un pochettino più complicato. Ci sono tante particelle, ma qui all'inizio, adesso questi non sono elettroni e positroni, ma sono dei quark di tipo up. Quindi dovete immaginare che state collidendo due protoni, e dentro i protoni ci sono i quark, e in particolare si può guardare una collisione di un quark up con un anti-quark anti-up. Siccome hanno interazioni forti, questi non fanno un fotone, anche se potrebbero, ma fanno invece un gluone qui. E poi questo gluone che porta energia si materializza in una coppia di quark molto pesanti, dovete avere tanta energia, il top e l'antitop. E poi il top e l'antitop decadono perché sono particelle pesanti che non hanno vita lunga, hanno una vita brevissima, infinitesima frazione di seconda, si trasformano in un quark di tipo B, bottom, accompagnato da uno di questi bosoni elettrodeboli, W, e i bosoni elettrodeboli a loro volta decadono, vedete che si produce tutta una cascata di particelle. Allora, questo processo lo si può rappresentare anche, diciamo, in un cartone animato, se volete, e il cartone animato che sto per farvi vedere è un cartone animato particolarmente fatto bene perché è fatto con gli strumenti teorici seri con cui si lavora. Quindi, per esempio, le scale dei tempi sono rappresentate in maniera abbastanza corretta. Quindi lo vediamo rapidamente, dura soltanto 2 minuti. E lo fermiamo al momento opportuno. Per esempio, vedete, una prima sorpresa è che, allora, qui c'è un protone, vedete che ha due quark up e un quark down. Questo in questo caso è un antiprotone, perché vedete che ha delle antiparticelle dentro, sono quelle barrate, sono antiparticelle, vedete che sono fatti, non sono due palle, ma sono fatti come delle frittelle, non stiamo collidendo frittelle in un certo senso. E il motivo è che vanno molto veloce, è una degli aspetti fondamentali della teoria della relatività ristretta, che quando qualcosa si sta muovendo molto rapidamente rispetto a voi, la sua lunghezza nella direzione del moto risulta contratta. E quindi questa è una rappresentazione realistica, una collisione tra protoni, non è una collisione tra sfere, ma nel sistema di riferimento del laboratorio è una collisione tra oggetti molto sottili. Allora, questi si avvicinano e poi vedete che adesso ci sarà un ingrandimento, vedete che il quark up e il quark anti-up si scontrano.
e producono una coppia top-antitop. Molto rapidamente, molto più rapidamente di tutto quello che è successo fino adesso, il top e l'antitop, vedete, producono tutte le particelle che dicevamo, un bosone W da una parte, un bosone W dall'altra parte, che si sono già trasformati qui in quark e adesso anche un elettrone, un neutrino. E vedete che tutte queste particelle si allontanano e dobbiamo costruire attorno a un evento di questo tipo un grande rivelatore per raccogliere tutte queste particelle che vengono prodotte con l'energia, quelle che collidevano in tutte le direzioni. Allora adesso vedete che i due protoni stanno risuonando, no? Stanno oscillando. E il motivo è un po' paradossale, ma è semplice, che sono stati distrutti, nel senso che la collisione farà sì che alla fine si frantumino, ma non se ne sono ancora accorti, un po' come in un film di Clint Eastwood, in cui Clint spara con la sua pistola da pistolero e il poveretto rimane in piedi per qualche secondo prima di accorgersi di essere morto. Ed è lo stesso per i protoni, vedete, i protoni stanno oscillando, nel frattempo tutte le altre particelle che sono state emesse formano particelle dalla vita più lunga, che chiamiamo adroni, e qui vedete uno dei due protoni adesso si è accorto di aver avuto un incidente e si sta sfasciando su una scala dei tempi molto più lunga rispetto a quella che è la scala dei tempi della collisione, e anche per l'altro sta succedendo lo stesso. Questa è una rappresentazione, diciamo, realistica per quanto possibile, di quello che effettivamente succede dentro un acceleratore. Ma il tempo stringe, allora diamo un'occhiata, no, a questi acceleratori. Questa è una fotografia ritoccata, nel senso che è una rappresentazione del tunnel dove c'è l'acceleratore del CERN, ma vedete, hanno, come dire, aperto nella fotografia, hanno fatto un disegno del contenuto di uno di questi magneti. Allora, qualche cosa sul CERN, che molti di voi certamente sanno già, un laboratorio internazionale importantissimo, questo è un laboratorio europeo, che anche se si chiama per la ricerca nucleare non ha nulla a che fare con le armi nucleari, 22 stati membri, il luogo di nascita del World Wide Web, dove è stato inventato il linguaggio che si parlano le macchine su internet. Ci costa caro, ci costa circa 1 miliardo di euro all'anno, e questo è l'equivalente di 2 caffè scarsi per ogni cittadino europeo all'anno, e io credo che sia una spesa ragionevole. Al CERN il principale acceleratore in questo momento operativo è il Large Hadron Collider, che collide protoni con questa energia. L'unità è un po' enigmatica, però diciamo i protoni vengono accelerati con un'energia che è pari a circa 7.000 volte la loro massa, quindi diciamo hanno una quantità di energia enorme rispetto alla loro massa, si muovono alla velocità della luce in questo tunnel sotterraneo lungo circa 27 km, dove la parte che contiene i protoni viene mantenuta costantemente con la macchina operativa a 271 gradi sotto zero, che la rende, qualcuno dice correttamente, il luogo più freddo dell'universo. Neanche lo spazio interplanetario raggiunge questa temperatura qui, perché ci sono fotoni che hanno una temperatura un pochettino più alta di questa. Ci sono 4 grandi rivelatori lungo questa traiettoria circolare, e dentro questi rivelatori i protoni collidono 40 milioni di volte al secondo quando la macchina sta funzionando, che non è difficile perché i protoni vanno così veloce che percorrono un intero anello 10.000 volte al secondo. Quindi capite, una macchina di altissima tecnologia, che cerca quella che speriamo sarà la prossima rivoluzione della fisica, dopo la teoria della relatività e la meccanica quantistica, e la macchina che ha scoperto il bosone di Higgs, della macchina che cerca di rispondere a tutte queste domande che abbiamo menzionato: che cos'è la materia oscura, che cos'è l'energia oscura. Queste sono domande che io non ho menzionato prima, ma che vi hanno presentato i miei colleghi, la professoressa Donato e il professor Diaferio, che hanno tenuto le prime 2 lezioni. Quante dimensioni ha veramente l'universo? Perché ci sono solo 3 famiglie di particelle, forse ce ne sono di più? Qual è la ragione di questa gerarchia di masse? Se ricordate, qualche anno fa c'era stata una specie di paura mediatica che l'LHC potesse produrre pericolosi buchi neri. Sappiamo che invece questo non succede. Quanto
qualche figura, questa è la zona di Ginevra dove si trova il CERN, e l'anello rappresenta la collocazione dell'acceleratore naturalmente sottoterra, ma sono le dimensioni reali, vedete qui c'è il lago di Ginevra, qui c'è Ginevra, questo è l'aeroporto di Ginevra, laggiù il Monte Bianco. E questo è il tunnel, è un tunnel molto lungo come sapete, quindi per muoversi non conviene andare a piedi, ci sono questi motorini diciamo, per muoversi nel tunnel e questi blu sono i magneti. E vedete, questo è quando lo stavano costruendo, uno di questi grandi magneti, sono lunghi 15 metri, che viene calato dentro il tunnel dell'acceleratore. E questa è una sezione di uno di questi magneti. E tutta questa parte gialla è quella che viene tenuta a 270-271 gradi sotto zero, mentre qui ci sono questi che sono disegnati abbastanza bene, sono fili di rame arrotolati che generano il campo magnetico, e di fatto il motivo per cui vogliamo tenere questa roba a temperature così basse è perché in questo modo i fili che trasportano la corrente elettrica diventano superconduttori, trasportano energia elettrica, la corrente elettrica senza resistenze, e questo fa sì che possano trasportare correnti elettriche che sarebbero altrimenti inimmaginabili, stiamo parlando di migliaia di ampere. Questo è un disegno di uno dei due, sono quattro i rivelatori, facciamo vedere due. Vedete, questa è una persona, quindi stiamo parlando di oggetti veramente molto molto grandi. Questo rivelatore che si chiama CMS, il Compact Muon Solenoid, pesa quasi 15.000 tonnellate, è lungo più di 20 metri. E qui lo vedete, diciamo, in una fotografia mentre lo stavano costruendo, notate che qua davanti, su questa piccola gruccia c'è una persona. E questo è l'altro grande rivelatore, poi ce ne sono due che hanno obiettivi più dedicati, questi sono i rivelatori che diciamo, li chiamiamo general purpose, quelli che si occupano dell'analisi generale degli eventi. E vedete, questo è ancora più grande, si chiama Atlas, questo è un po' diverso, qui ci sono dei campi magnetici che sono generati all'interno di questi grossi tubi. E vedete qui i tubi mentre era in costruzione, di nuovo questa è una persona, e questo è, diciamo, il rivelatore Atlas mentre veniva costruito. 2 minuti per parlare del futuro. Il futuro non è semplice, forse qualcuno di voi già si chiede perché è necessario fare delle macchine così grandi per vedere delle cose così piccole. E diciamo, il motivo è quello che io chiamo qui un sortilegio quantistico, cioè per vedere distanze piccole dobbiamo usare delle sonde che abbiano una piccola lunghezza d'onda, dello stesso ordine di grandezza delle cose che vogliamo vedere. Se usiamo lunghezze d'onda più grandi non le vediamo. Ma la lunghezza d'onda è l'inverso della frequenza dell'oscillazione dell'onda che stiamo utilizzando, per esempio la luce, e la frequenza, la meccanica quantistica ci dice, è proporzionale all'energia. Quindi per vedere cose molto molto piccole nel contesto quantistico dobbiamo usare energie molto molto grandi. E poi c'è un'altra maledizione, la maledizione del sincrotrone, è che se voi provate ad accelerare in un cerchio delle particelle elettricamente cariche, come gli elettroni o i protoni, dovete dare a queste particelle dell'energia, ma loro non se la tengono, ma la irradiano continuamente sotto forma di fotoni, in una maniera che è proporzionale alla quarta potenza dell'energia, quindi irradiano moltissima energia. E poi l'altra difficoltà è che dovete avere un grandissimo numero di collisioni perché la precisione delle misure, molto rozzamente, si comporta come l'inverso del numero di collisioni, quindi dovete avere un gran numero di collisioni. Questo ci dice che se vogliamo esplorare distanze sempre più piccole, dobbiamo costruire acceleratori sempre più grandi, oppure dobbiamo sviluppare delle tecnologie completamente innovative. E dobbiamo rispondere a tutta una serie di domande: acceleratori lineari o circolari? E se li fate lineari non avete il problema della maledizione del sincrotrone, però in un acceleratore lineare le particelle le accelerate una volta sola. In un acceleratore circolare le particelle vengono accelerate a ogni passaggio e quindi c'è più tempo per ottenere il risultato che volete, ma perdono molta dell'energia che gli avete messo. E di nuovo, quali particelle accelerare? Ci sono un sacco di domande e per queste domande la comunità dei fisici europei e anche la comunità internazionale in generale studia questi problemi collettivamente, sono problemi anche poi finanziari per metterci i soldi per farli, gli acceleratori, ogni 7 anni,
c'è un rinnovo di quella che si chiama la strategia europea per la fisica delle particelle. L'ultimo è successo l'anno scorso. E quali sono le prospettive? Le prospettive, per i motivi che vi dicevo, sono che se si vuole andare a esplorare un altro livello più profondo della struttura della materia, la possibilità tecnologicamente disponibile oggi, cioè quello che sappiamo fare, è costruire una macchina ancora più grande, e quindi quello che si sta facendo adesso è uno studio di fattibilità per l'acceleratore del futuro, che chiamiamo il Future Circular Collider, FCC, e c'è un progetto per costruire questa macchina, c'è un progetto in via di sviluppo, diciamo, per costruire questa macchina nella zona di Ginevra, e vedete, questa è un po' una foto come quella di prima, ma vedete il lago di Ginevra qui è diventato ancora più piccolo. Questo è il cerchio che prima era rosso e vedete questo cerchio più grande rappresenta quello che sarebbe il Future Circular Collider, che verrebbe costruito in un futuro piuttosto lontano. L'LHC sarà operativo ancora per una quindicina di anni, ma l'FCC, per i motivi che dicevamo, richiederebbe un tunnel ancora più grande, significativamente più grande, un tunnel con una circonferenza complessiva di 100 km. E quindi se lo vedete in una cartina è abbastanza impressionante, no? Questa è un'estensione geografica molto molto grande. All'inizio questa macchina accelererebbe elettroni e positroni e viene immaginata come una fabbrica di bosoni di Higgs. L'energia verrebbe ottimizzata in modo da produrre una grandissima quantità di bosoni di Higgs e riuscire a studiarne in dettaglio le interazioni. Poi, in un futuro abbastanza remoto, quindi diciamo nella seconda metà del secolo, questa macchina passerebbe a collidere protoni, e però questi protoni potrebbero, in una macchina così grande, raggiungere un'energia ancora più grande, quindi si potrebbero esplorare distanze ancora più piccole. E vedete che si tratta di un progetto immenso, no? 100 km, 100 TeV, 50 anni, no? di progresso che ci immaginiamo di fare, anche 20 miliardi di euro per costruire, grosso modo, insomma, all'ordine di grandezza, una macchina di questo genere, una cifra significativa, anche se appunto spalmate, insomma, su molti anni. Allora, naturalmente la gente si chiede se ci siano alternative, se ci siano nuove tecnologie, e queste naturalmente stiamo cercando di svilupparle. Una possibilità è quella che si chiama l'accelerazione a plasma, in cui prendete un gas, diciamo, ci fate passare in mezzo un impulso di altissima energia di un laser, questo ionizza, separa gli elettroni dai protoni. Quindi ci sono delle cariche che sono spazialmente separate e dietro questo impulso laser c'è una scia che qui è rappresentata da quell'onda, e in questa scia ci sono dei campi elettrici molto grandi perché le cariche elettriche positive e negative sono state separate ed è possibile organizzare le cose in modo che gli elettroni, per esempio, navighino su quest'onda come dei surfisti navigano sulle onde del mare. E se si riuscisse a fare questa cosa, che su piccola scala, diciamo su piccole distanze già si riesce a fare, un acceleratore per raggiungere questa scala di energia del TeV, che adesso per farlo dobbiamo avere una macchina lunga 10 km, si potrebbe fare in 100 metri. Quindi questa è una tecnologia certamente che riceverà grande attenzione, ma diciamo, deve essere scalata su scale molto molto più grandi, e questo non è semplice. Abbiamo già parlato troppo, quindi vi faccio un breve riassunto. Il modello standard delle particelle elementari è una teoria che ha mezzo secolo di vita, l'ultimo tassello mancante per quello che ne sappiamo è stato scoperto qualche anno fa, il bosone di Higgs. Dispiace un po' che venga chiamato con questo nome brutto modello standard, perché è la teoria fisica più potente e precisa della storia, è una teoria che ci spiega quasi tutto quello che succede dalle scale più piccole alle scale più grandi, insomma dalle particelle elementari alle stelle. Ma sappiamo che è una teoria incompleta perché non contiene al suo interno la gravità, non sappiamo che cosa sia la materia oscura, non abbiamo, come dicevamo, spiegazioni per queste masse cariche diverse, che le particelle hanno. Per esplorare distanze piccole, ancora più piccole, per capire queste cose, per rispondere a queste domande, servono grandi energie e quindi servono grandi macchine, servono progetti su una scala di tempi molto molto lunga, che è un problema per un campo di ricerca, naturalmente. Lavorare con una prospettiva nei decenni, non è semplice per molte ragioni, i costi sono elevati e per questo si stanno studiando nuove tecnologie. E naturalmente ci aspettiamo, anche se
è possibile che dovremo aspettare per un po' di tempo con il fiato sospeso nuove e straordinarie scoperte. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio con questa espressione matematica che è il riassunto di tutto quello che sappiamo sul modello standard. Guardate come si riesce a renderla piccola. Grazie a tutti, smetto ora la condivisione e la registrazione. Arrivederci.